You won't find these noodles in any supermarket in the world. They're called Su Filin Deu, the threads of God. È una pasta sacra. What makes them special is that very few people can make them. Why is that? Ci vuole tanta pazienza per impararlo bene e ci vuole tanta volontà. Chi viene qui e ha, tra virgolette, la convinzione di andare via e avendo imparato il Filin Deu, è meglio che non venga. There's just one city where these noodles are made, Nuoro, up in the mountains on the Italian island of Sardinia in the Mediterranean. Here, two families guard the secret of this pasta, but one man is willing to show us how to prepare it. Ciao, benvenuti. Mi chiamo Luca Floris. Venite che vi faccio vedere come si fa su Filin Deu. Is it the ingredients that make it so special? Water, salt, semolina? They're pretty simple, actually. However, bisogna provare le quantità, le percentuali e bisogna capire anche come reagisce la semola e se c'è molta umidità, se c'è molto caldo, perché la semola ha grandissime capacità di assorbimento dell'acqua, però allo stesso tempo ha anche il difetto di rilasciarla. The dough is worked by hand, not using a machine. While kneading it, Luca can feel if it has the right consistency and elasticity. But there's more to take into consideration. Questa è la parte in cui la maggior parte della gente molla. Perché tanta gente pensa che una volta che l'impasto è così è pronto. Invece l'impasto deve essere lavorato ed è reso liscio. Quindi ci vuole tanto lavoro. Questo è il tanto lavoro e l'olio di gomito di cui si parlava prima. Adesso questo qui va fatto riposare e tra qualche ora è pronto. Next comes the real challenge. How many strings can Luca pull from this roll? Questo è già uno, ok? Due, quattro, otto, sedici, trentadue, sessantaquattro, 128, 256. Vado a raddoppiare sempre il numero dei fili. A wicker wheel is used to dry the pasta threads. It takes a long time to learn the technique and there's an extra challenge to it. Ho necessità di iniziarlo e finirlo più in fretta possibile, perché nel mentre che io sto lavorando questo panetto, questo si sta seccando. Se io vado a mettere poi una pasta fresca appena lavorata su una pasta secca, non si attaccano. Three layers of threads form a sort of mesh at the end. It sure looks impressive. But how are you supposed to eat these noodles anyway? E ha bisogno, con le temperature autunnali, di almeno un paio di giorni per asciugare. E qui a fianco abbiamo un Filin Deu preparato un paio di giorni fa. Andiamo a spezzettarlo. What? After all that careful crafting, it's simply broken apart? Questo fa parte di quest'opera d'arte. Il ridurlo in pezzetti per poterlo poi gustare. But this pasta isn't served on just any ordinary day in Sardinia. È una pasta sacra, è dedicata a San Francesco, che noi nuoresi festeggiamo due volte all'anno. Nessuno vieta o di prepararlo in casa un qualsiasi giorno. La pasta, diciamo, è prettamente legata a questa nostra religione, religiosità. But how does this specialty actually taste in the end? And how's it served? It gets cooked for a few minutes in this mutton broth before lots of Sardinian cheese is added, pecorino. So, in the end, it's a sort of noodle soup. Sapore forte, come forte il sapore della pecora. Si percepisce, io soprattutto lo percepisco, tutto il lavoro che c'è dietro, sì. Questo la rende ancora più buona.
Mamma mi ha sempre insegnato il rispetto per il cibo e per il filindeo ancora di più. Anyone who wants to try su filindeo themselves needs a lot of luck. You can't buy these special noodles in stores, not even in Sardinia. Just one more reason this Sardinian specialty is so extraordinary.